Ciao a tutti, vi parlo della manifestazione degli arresti che sono avvenuti un paio di giorni fa a Mosca, non perché lo trovi un argomento particolarmente interessante, ma perché visto il frastuono che questo ha generato in tutti i mezzi di informazione occidentali, a mio vedere senza alcuna ragione, mi sembra giusto parlarne. Voglio prima darvi un attimo i fatti, cerco di andare in ordine cronologico. Allora, Alexei Navalny, che è un personaggio politico dell'opposizione più prominente, circa, sarà stato un mese fa, credo, ha pubblicato un video in cui mostrava come il primo ministro Medvedev, che è stato anche presidente della Russia, sarebbe implicato in episodi di corruzione o appropriazione indebita. Non so i dettagli, e tra le altre cose si dice anche che avrebbe una villa in Toscana e sì, si fa capire che è stata ottenuta in modo illegale. A quanto mi risulta, non sono seguiti inchieste giuridiche, non so neanche se ci sia stata alcuna denuncia nei confronti di Medvedev. Non lo so, andiamo a alcuni giorni fa, insomma, Alexei Navalny ha fatto richiesta della piazza o della strada principale di Mosca, quella proprio vicina al Cremlino, per tenere una manifestazione, specificamente contro Medvedev, per, diciamo, dare risalto, a questa sua inchiesta, diciamo, sulla corruzione di Medvedev. Allora, cosa è successo? È successo che le autorità di Mosca hanno negato il permesso a tenere questa manifestazione in questo luogo e 4 giorni prima della data prevista della manifestazione, gli hanno proposto due luoghi alternativi. E lui, Navalny, ha rifiutato, ha detto che non c'era abbastanza tempo per avvertire i partecipanti e ha detto che avrebbe tenuto la manifestazione dove aveva deciso. Ai manifestanti ha detto venite, venite, è tutto legale e domenica c'è stata la manifestazione con circa tra i 7 e gli 8 mila partecipanti, una manifestazione tutto sommato molto pacifica e la polizia, spiegata in grandi numeri, ha effettuato, qui le fonti variano molto, secondo le fonti statali 500 arresti, secondo giornalisti specialmente occidentali più di 1000, non importa. Tantissimi comunque, tantissimi. Hanno arrestato quelli che tenevano cartelli e quelli che sembravano un po' più agitati, ecco, benché la manifestazione, ripeto, fosse sostanzialmente pacifica. Cosa è successo? Questi arresti sono stati quasi tutti rilasciati dopo poche ore. Una foto che ho visto pubblicata in molti siti, che probabilmente avete visto, della ragazza con la giacca bianca e la minigonna nera, che viene trascinata da 4-5 poliziotti, anzi non trascinata, viene portata da 4-5 poliziotti. Ecco, c'è per esempio un'intervista a questa ragazza su un sito, tra l'altro, su un sito di notizie che si chiama Medusa, che non è un sito russo, è un sito, mi pare, di una delle repubbliche baltiche, quindi diciamo molto anti-Cremlino, ecco. E questa ragazza in quest'intervista dice che lei non era alla manifestazione, lei stava uscendo, era uscita dal McDonald's, stava cercando di raggiungere la metro, è salita su uno di quei, penso, da quello che ho capito, su uno di quei vasi che portano fiori. È salito su uno di quei vasi per vedere meglio, perché c'era un sacco di gente, quindi per vedere meglio dove andare per riuscire a raggiungere la metro.
Allora, probabilmente i poliziotti hanno visto questo come una, diciamo, come se fosse una scalmanata che vuole salire così o rompere qualcosa, e l'hanno portata, sì, in caserma. E lei ha detto che è stata trattata benissimo, che anche l'hanno portata in maniera molto, molto delicata, lo ha detto lei. E sì, è stata un'ora in caserma, e dopo è andata a casa, come la stragrande maggioranza di quegli arrestati. Si vede qualcuno, magari se c'era qualcosa da chiarire, è stato di più. Non sono stati tutti rilasciati, a quanto ne so. E invece Navalny, che è l'organizzatore, ieri mattina è stato processato, era stato arrestato anche lui domenica. È stato processato e è stato multato di circa 320-330 euro per aver organizzato la manifestazione. O meglio, non per aver sì, invitato le persone a venire a una manifestazione non autorizzata. E a 15 giorni di prigione per aver resistito all'arresto quando le forze dell'ordine hanno tentato di prenderlo, lui avrebbe resistito. Ecco, questi sono i fatti, e quello che voglio dire io a questo punto è che a me sembra una cosa da nulla. Tra l'altro, un'altra cosa che posso dire è che questa manifestazione si è tenuta in molte città della Russia, penso un centinaio quasi. In alcune è stata autorizzata, in altre no. Per esempio a San Pietroburgo è stata organizzata e si è tenuta senza nessuno scandalo, diciamo. Io vorrei che adesso noi cercassimo di mettere quello che è avvenuto un po' in prospettiva per capire se veramente meritava la prima pagina di tutti i giornali. Allora, immaginiamo che una cosa simile avvenga in Italia, che c'è un partito dell'opposizione, o meglio, un personaggio dell'opposizione che non so neanche se abbia un partito suo, a dire la verità, però abbastanza piccolo, ecco. Neanche, non il Movimento 5 Stelle, uno proprio, non so, SEL, mettiamo SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, se ricordo bene, se esiste ancora, che vuole organizzare una manifestazione a Mosca, prevedendo poche migliaia di manifestanti, e la vuole fare nel posto più centrale di Roma. Ho detto Roma Mosca, vabbè, vuole fare una manifestazione a Roma, proprio nella piazza che non so quale sia, o nella strada, la principale di Roma. Per una manifestazione così piccola gli negano sicuramente il permesso di farla lì, gli dicono guarda, falla da qualche altra parte. Se dopo questo personaggio dell'opposizione italiana la fa lo stesso e la gente va lì, sicuramente ci sono arresti, fermi. Non c'è stata nessuna violenza da parte della polizia nei confronti dei manifestanti. Li hanno presi alcuni con la forza, quelli che avevano i cartelli, li hanno portati in caserma per accertamenti, alcuni sono stati multati e basta. Io non vedo nulla di scandaloso in tutto questo, non vedo nulla che meriterebbe le prime pagine. Tenete presente che in Italia, no, vado di qua che altrimenti ho il sole, in Italia di manifestazioni così con alcune migliaia di manifestanti ce ne sono tantissime. Pensate per esempio a manifestazioni di agricoltori o di Notav, no, cos'è il Dal Molin, mi pare si chiami la base di Vicenza, non mi ricordo, vabbè, comunque di manifestazioni in Italia per un motivo o per l'altro ce ne sono tantissime, con alcune migliaia di partecipanti, arresti ci sono sempre, violenza ci sono spesso, e queste non compaiono un po', molto poco nei giornali italiani e per niente nei giornali internazionali. Perché quando succede in Russia viene messo dappertutto? Beh, perché si vuol fare dell'opposizione la nostra bandiera. Vogliamo che questi siano i nostri santi. Qualsiasi cosa fa Navalny o chi per lui, un membro dell'opposizione, noi dobbiamo sempre esaltarlo perché
allo scopo di, non lo so, io dico di indebolire la Russia, non certo di fare il bene dei cittadini russi, vabbè, ma queste sono un po' dietrologie, si potrebbe dire. Poi si può dire che Navalny non è stupido, e anche diciamo tutti quelli che sono più o meno legati all'opposizione o che sono anti-Putin in Russia sanno benissimo che nel momento in cui loro parlano contro Putin o che fanno manifestazioni, che fanno atti magari anche forti, anche vandalici oppure sì, illegali di resistenza alla legge, sanno benissimo che in Occidente saranno visti come eroi. Quindi loro stanno in Russia finché gli è tranquillo, finché riescono ad aumentare la loro fama e dopo vengono in Europa a fare gli eroi, i santi, le vittime e vivere tranquilli qua. Navalny ancora è in Russia, vediamo quanto ci sta, sarà candidato probabilmente alle presidenziali, mi pare siano l'anno prossimo. E ovviamente non ha nessuna possibilità di vincere, è impossibile. Però secondo me giocherà ancora a far la vittima, qualcosa tirerà fuori dal cilindro. Ecco, l'ultima cosa che dico è che domenica c'è stata una manifestazione di, non so, credo, non ho letto i numeri, ma tantissimi, penso anche 1 milione di manifestanti in Yemen, nella capitale, contro i bombardamenti dell'Arabia Saudita, e questo non l'ha detto nessuno. Ecco. Se vi sembra normale, va bene, vi saluto che attraverso la strada. Buona giornata a tutti, ciao.